Ciao, voglio parlare in questo video della forza dell'amore. Forza dell'amore non intesa in senso metaforico, ma intesa in senso fisico. Gli scienziati fisici da molti anni stanno cercando la teoria dell'unificazione universale, cioè una teoria che possa spiegare una forza origine, dalla quale originano le quattro forze presenti in natura, la gravitazionale, l'elettromagnetica, la nucleare forte, la nucleare debole. Questa forza è per me la forza dell'amore, che è una forza che è presente costantemente in tutti noi, ma che viene ostacolata. Ed è per questo che non riusciamo a entrare in contatto con l'assoluto, non riusciamo a entrare in contatto con l'universo, non riusciamo a entrare in contatto con ciò che trascende questo corpo, con ciò che trascende questa mente, con l'origine, con la fonte, con la sorgente. Perché i veleni mentali fondamentalmente ci ostacolano in questo e i veleni mentali hanno due radici. La radice fondamentale è l'ignoranza, diciamo così, la madre di tutte, ignorare la corretta visione della realtà, ma le due radici sono l'attaccamento e la rabbia. L'attaccamento fa sì che noi crediamo, ad esempio, di poter possedere una persona nelle relazioni sentimentali e utilizziamo spesso anche questa terminologia, mia moglie, la mia fidanzata, il mio fidanzato, mio marito, quasi come se noi possedessimo queste persone. Questo attaccamento ci impedisce di sperimentare l'amore. Allo stesso modo la rabbia, la violenza, l'arroganza, essere, diciamo, aggressivi verso le persone, ci impedisce di sperimentare l'essenza profonda delle persone. In teoria tutti noi cerchiamo la felicità, ma spesso la cerchiamo nel modo sbagliato. Crediamo che possedere, essere attaccati, oppure aggredire gli altri per togliergli qualcosa che vorremmo avere noi, ci possa dare la felicità. Invece la felicità possiamo averla se riusciamo a entrare in contatto con la sorgente, e questa sorgente è proprio l'amore, l'energia dell'amore, cioè il desiderare che gli altri possano essere felici e il desiderare che noi stessi possiamo essere felici. Questo desiderio, che deve essere comunque disinteressato, non deve avere un secondo fine, un secondo mezzo, è l'energia che ci permetterà di riuscire a superare tutti i blocchi, tutte le paure, tutte le ansie, le depressioni, e ci permetterà di entrare in contatto con l'universo, con l'energia dell'universo, che potrà iniziare a scorrere, a fluire dentro di noi. Noi abbiamo presenti dentro di noi dei centri di energia. Ma questi centri di energia, se sono chiusi, se sono bloccati, non ci permettono di poter lasciar fluire l'energia dell'amore. E tutto ciò deve manifestarsi però a livello pratico, perché se noi vogliamo dimostrare alla nostra parte più profonda, di aver veramente l'intenzione di sperimentare l'energia dell'amore, dobbiamo entrare in risonanza con le frequenze dell'amore, che significa semplicemente fare praticamente delle cose pratiche verso gli altri, senza avere nessun secondo fine se non il desiderio che gli altri possano essere felici. Ci saranno poi delle persone che vibreranno a delle frequenze molto più simili alle nostre, con le quali entreremo in entanglement, con le quali entreremo in risonanza. Però il desiderio deve essere espresso verso tutti, soprattutto verso le persone magari che ci hanno anche fatto del male, che ci hanno anche fatto soffrire in qualche modo, perché questa è proprio la dimostrazione che ci siamo liberati dall'attaccamento, dalla rabbia, dall'invidia e dalla gelosia, il che non significa dover subire. Noi non dobbiamo subire nulla, dobbiamo semplicemente essere in sintonia con questa energia universale. In questo modo nessuno ci potrà più far del male, perché
In realtà, quando qualcuno ci fa del male, è perché noi in qualche modo siamo predisposti a ricevere. Non si può riempire un bicchiere di acqua se il bicchiere è già pieno. E se il bicchiere è vuoto, invece si riempie. E allora è facile che si possa riempire di negatività. Se abbiamo la capacità di entrare in contatto. E il modo pratico per farlo è fare delle azioni, quello che gli orientali chiamano karma yoga, lo yoga dell'azione. Non è restando su un monte a meditare sull'amore che si sperimenta l'amore. L'amore si sperimenta se si fanno delle azioni quotidiane concrete che vanno in quella direzione. Il cammino spirituale, siccome siamo immersi in un mondo fisico, è un cammino anche pratico, pragmatico. Quindi iniziare a fare un percorso di questo genere ci può portare veramente a sperimentare l'origine, a entrare in contatto con la sorgente. Automaticamente riusciremo ad avere ciò che è nostro, diciamo, cioè ciò che è nostro veramente, cioè la felicità, l'essere sereni, essere tranquilli, in armonia con noi stessi soprattutto e con tutto ciò che ci circonda. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!